oggi Valerio non c'è, manca, e quindi io farò un video con suo padre. Alla fine Ma la sono vuoi molto finire? simili e La vuoi quindi sarà la finire? stessa cosa più o Ma mi meno. sono tagliata la Ecco barba. qui il padre di Valerio, che farà un bel episodio di confessioni con noi. Quindi sentiremo anche le sue Ok, confessioni. iniziamo subito. Confesso che non mi sto tagliando la barba perché ci sta una tua amica che ama la barba. Ha detto che gli piacciono gli uomini maturi, quelli Non ci detti. posso mai Quindi devo credere. farmela crescere. Dammi un po' di tempo, vediamo come va Non con ci lei. Se va posso male, me la mai taglio. credere. Dammi un po' di tempo, me la taglierò, è un No, esperimento. raga, semplicemente è tutto pigro, non ho voglia di fare Ma non è niente. vero, non è mai vero. Allora, siamo qui con un nuovo episodio di confessioni, Devo già comunque senza iniziare. scherzare. Ovviamente quella di Vale non era una vera confessione. Sì. Cercheremo di non arrabbiarci. Io oggi ho relativamente anche poca voce perché è arrivato tipo lo pseudo inverno e ho preso un sacco freddo e non ho praticamente voce, quindi non posso urlare, non mi posso arrabbiare, è impossibile. Quindi cercheremo di essere molto zen e in questo nuovo episodio ci confesseremo tutti i nostri peccati, cercando di espiarli e sentirci molto meglio dopo. O almeno queste sono le premesse, poi finisce sempre che lui sa la sera, quando facciamo questi video, inizia a rompermi le scatole tutta la sera, a razzeccarmi ogni singola cosa che io ho confessato, quindi a sto giro davvero ci confessiamo, Non poi è rimane qua, vero. ci tranquillizziamo, zen. Però io ho le mie cose, quindi è probabile che qualcosa mi possa far agitare oggi. Si Ma noi agiterà proveremo di no. sicuro. Quindi chi vuole iniziare? Inizio tu, Vai, inizio iniziate, io mi calibro di conseguenza. io. Io non faccio quasi mai la lavatrice, non Mai, so non molto quasi bene mai, come si mai. usa. È più una skill sua perché ogni volta faccio guai. Quindi abbiamo deciso che quella non è una mansione che mi compete. Però che è successo? Ho provato questa esperienza mistica. Ho messo troppo detergente, quello insomma, quel Detergente. sapone che si mette nella lavatrice, ed è diventata tutta schiumosa. Cioè, Ma tipo io la schiuma è uscita per fuori, un casino. Cioè, la nostra lavatrice l'ha sta. risolto, cioè sta tutto ok, ma giù. No, la nostra Come lavatrice è no? nel garage e tipo adesso è. Yeah, Cioè, si è fatto un casino, c'erano le posso macchine. andare un attimo a vedere la Dopo, situazione? ora sono confessioni. Comunque ho fatto un Yeah, famo macello. veloce. Ma Perché no, non ma non ti finisci devi quando fai? arrabbiare. Iniziamo Vai. malissimo. Vai, confessa tu. Hai presente la tua spazzola preferita, quella tipo di Hello Kitty? Non ho mai capito perché sei così affezionata. Ok. E nei tempi te mi sclerati addosso perché dicevi la finisci di prestarla ad Alessia che c'erano tutti i suoi capelli biondi. Sì. Non era Alessia, io la usavo per spazzolare Billy. Non ti sentivo, dicevo, ma che stai dicendo? E dicevo, sì, non gliela do più. In realtà dopo ho collegato che la spazzola, cioè che io usavo per Billy, era la tua preferita dei capelli, quindi avete condiviso la spazzola e Billy per un bel po' di tempo. Io amo il mio cane, con lui condivido il letto, condivido qualsiasi cosa. Ma la cacchio di spazzola. Io ci credevo che teneva sempre i capelli sporchi, vi giuro. Io spazzolavo i capelli E e si dopo uno sporcava shampoo, di praticamente il giorno dopo già ce l'avevo sporchi. Io non sono questa tipologia di più. capelli, il mio è un capello Secondo me. secco. E invece me lo ritrovavo sempre così, perché ovviamente il pelo del cane è molto più grasso. Come ti ho aiutato? Cioè, avevi la pelle secca, Silenzio, adesso un non po' mi più voglio arrabbiare. ammorbidita. Non voglio arrabbiare, io sono zen. Vai, vai. Sono zen. Allora, confesso che quando non ho le mie, perché magari sono finite, sono tutte a lavare, Le utilizzo tue? le tue mutande. Cioè, poi le prendo di Vabbè, nascosto. ormai, figurati, tutta la mia roba è diventata tua, non mi Per questo sorprende dico, più non le trovi molto niente. spesso perché le utilizzo io. E soprattutto, raga, soprattutto quando avete le vostre cose, sono stracomode. Sì, la Cioè. confessione che la cosa divertente è che io entro in camera sua e le trovo a terra, cioè non c'è neanche bisogno di dirlo. Vabbè. Come sapete, Luisa non solo non sa praticamente pulire la casa, i vestiti, Bla bla bla, niente, ok. ma non sa neanche fare la spesa o cucinare. Quindi una perfetta donna di casa all'antica, proprio che si sta da sola 2 giorni, muore, cioè come i cagnolini di Daria Cibo, ci siamo capiti, ok. Per una volta ha deciso di fare una torta. Ti ricordi settimana scorsa? Com'è venuta? Com'era la tua torta? Vabbè, uno Torta più schifo. brutta di sempre, schifosissima, però devo dire una cosa, non è solo colpa di Luisa, perché lei voleva fare la torta diet, no Vale, niente zucchero, Ok. ci ho messo io lo zucchero, però non era zucchero, per sbaglio ho messo il sale, Che una cifra di schifo. sale, Era ovvio che per faceva questo era vomitare, ma io amara, dicevo che salata, era che tutta schifo era. salata. Io dicevo, tu quante uova hai messo? Saranno le uova? Non erano le uova, era No, il vabbè. chilo di sale che ci ho messo Devi dentro. prepararmi i crumble cookies per farti perdonare adesso, come minimo. Sta azzeccando gli essi crumble cookies in una maniera Buonissimi. ridicola. Io dico, lui non è che sono lo chef che te li so preparati. Fateci sapere nei commenti se voi li avete mai provati o se vorreste provare.
provarli, io voglio troppo provarli e secondo me il signorino qui dovrebbe farmeli. Scrivete nei commenti che Valeria deve farmi crumble cookies, così me li farà. Questa è davvero un po' cattiva. Allora, c'era una serata in cui noi siamo usciti ed eravamo solo io e lui. Avevamo deciso di andarci a prendere una cosa da bere molto soft, no, tra di noi, insomma così, un mercoledì. Però lui vedeva che era noioso, cose, non riusciva a interagire, a fare, a dire. Anzi, lei mi sono mezzo... Sì, che ha alzato un po' il gomito, però non è che l'hai alzato tutto il proposito. Ma infatti era ragazzo ti ho messo bar. Delle dosi extra, cioè tipo il barista è il mio amico di questo senso, locale, cioè lui mi ama dire. Proprio. Allora io gli dicevo, fagli doppi gli sciottini, e io glieli pagavo per sciottini doppi. In realtà tu sapevi che te ne facevi uno normale. E così, sento, stavo molto più contento. Beh, raga, ma a parte gli sciottini, ma il drink a me era benzina ogni cosa che bevevo. Ma non puoi fare queste cose, non puoi corrompere il barista per farmi andare sotto. Ma eravamo in ambiente protetto. Ma voglio dire, se l'avessi fatto io a lei, non è normale. Ti avrei ringraziato perché mi avresti pagato un botto di roba in più. Infatti. Infatti. Mi sono divertito la cifra, la parte col mood pessimo. Cioè, hai capito quanto ho investito nella tua felicità? Assurdo. Pensiamo. Assurdo, non lo dice neanche, cioè, wow. Umile. Oppure l'ha detto solo perché umilte. Così a me adesso piace quel bar e ci andremo sempre al bar dei suoi amici. Umilte. Ormai è finita l'estate, quindi i costumi non è che servono più a tanto. Sta no? Diluviando in questo momento, anche se siamo al 17 di settembre, ma vabbè. E vabbè, niente, io ogni tanto ho prestato giù i costumi alle mie amiche. E lo sappiamo. Ai miei amici. Lei ai tuoi amici, vabbè, non so cosa okay, hanno fatto. Ok, te lo spiego, la tua fascia, bandana, come si chiama? Non è roba, è il reggiseno del costume, vabbè, quella roba la tua fascia. Quella roba lì, niente, okay. Un nostro amico doveva fare tipo delle foto finte, vestito come se fosse una tipa, però questo mio amico è un po' gigantesco, quindi mettendosi la tua roba si è un pochino strappato, quindi la tua fascia, per questo adesso cade. Cioè, non dovevo prestarla a lui, però dovevo farlo. Ok. Sto calma. Ma infatti sto sì, calma. Cioè, mi stai sclerando, io ho paura di dirti le cose. Costume che dice l'avevo pagato 40 euro 40 in sconto, ma sto calma. Ma che me ne comprerei un altro. Raga, tra 10 giorni, anzi tra 9 giorni, sarà il mio compleanno. Il 28 settembre. Me lo sta dicendo ogni giorno da 2 mesi prima, come se io non lo sapessi, come se ogni anno non le facessi di tutto. Un bel regalo. Un costumino nuovo. Proprio non devo più prestare ai tuoi amici. Ok, confesso invece io. Vai. Che ho detto alla ragazza che ti piaceva, che ti piaceva. La tipa che abbiamo conosciuto sabato sera. Sta tipa viene, vale, forse ci siamo frentesi. Dico, ma che stai dicendo? Io non le ho detto niente. Sono stata io. Io va bene, ma me l'aspettavo onesto. Magari non da te, ma vedevo tutte quante che ridacchiavano mentre si avvicinava. Cioè, palese, una roba di sto tipo. Sì, gliel'ho detto io perché questa, vabbè. Cioè, non volevo, e a me sembrava tipo una poppice. Allora io ho detto, ok, freniamo questa situazione prima che diventi un po' troppo extra. Anche perché il signorino qui non capisce molto bene quando una le sta mangiando addosso. Ma non è mai vero, non è mai vero. E quindi abbiamo dovuto subito mettere in chiaro la situazione. E l'ho fatto io facendo un meccanismo di mentalità apposta, no? Cioè, quando tu dici alla tipa che tu la ami, allora quella scappa, capito? Non so se avete presente. Mi ha rovinato tutti i piani perché io facevo una cosa, lei chissà che avrà detto. Tu saresti solo ritirato la sera senza portafogli. Cioè, almeno il portafogli vuoto, quindi. Ok, molte volte è capitato così, ma non sempre, quindi non era detto. Cioè, magari tornavo col portafoglio pieno e con lei in casa. Vabbè. Poteva capitare. Poteva. Un'altra confessione da fare. Così. Questa è un po' cattiva, quindi come ci tengo a farla. Due, allora, come sapete, lui ha... già abbiamo parlato dei problemini con il cibo. E vabbè, questa è una cosa molto seria, ma... Io per fargli superare, diciamo così, alcune barriere, non tutte, però dico alcuni piccoli passi, no? Per fargli rifare. Qual è stata la tipo cucino e inserisco degli ingredienti che so che lui detesta, però li nascondo, li camuffo in modo da fargli mangiare. Non è vero, sì. Non è vero, solo ha alcuni fatto una cosa le sa fare, le polpette, io dico non metterci il parmigiano, io lo odio, lo sento, lui lo sento. Lei le vuole fare più saporite, mette il parmigiano, io lo sento, lei mi dice che non c'è il parmigiano, che sono le mie fisse, e io inizio a dire, ma non è che forse non mi piacciono proprio le polpette? Questo invece no, è il parmigiano che tu hai scoperto, ci sono anche altri elementi che io non ti ho detto e non dirò in questo video, però ammetto che quando cucino qualcosina te la nascondo quando e molte volte soltata. Te lo sei mangiate. Quindi io vorrei anche flexare questa cosa, più che una confessione per me è un big flex,
Ecco, flex il mio bicchiere. Ma fammi sapere che hai fatto, che ho mangiato. No, non te lo posso dire perché altrimenti però non te lo mangi più. Però sappi solo che molte volte ti camuffo del cibo e tu te lo sei mangiato. Vai, sono contento se è così, ma secondo me no, perché ogni volta che sento un sapore particolare ti sgamo e mi rovini la cena. Molte volte, però alcune volte ci riesco. Ma poi vabbè, cucina così raramente che evento epocale, l'avrò fatto 3 volte in 10 anni. Adesso si spara pure la posa, papà. Comunque ci riesco. Ok, l'ultima confessione. Oggi pomeriggio ti devi cucinare da sola. Io ho un appuntamento, mi devo preparare. Per questo non volevo registrare. Sto con la barba perché devo venirmi con la tua amica. Non me la posso tagliare. Quindi ti devi cucinare da sola. Te l'ho detto proprio come prima cosa appena iniziato il video. Facciamo una petizione sotto i commenti spesa, a far smettere, a far rimorchiare a Valerio le mie amiche. Vi giuro, non è possibile questa cosa. Che ogni mia cavolo di amica deve passare per Valerio. La voglio solo petizione. Non è possibile fare queste cose. Magari scopro che non è neanche il mio tipo, quindi fammi andare a preparare, dai. Raga, ci vediamo al prossimo video, vi farò sapere com'è andato l'appuntamento. Scrivetemi nei commenti, vi prego, di smetterla di far uscire con le mie amiche. Fermiamo questo fenomeno innaturale. È innaturale, non va bene. È naturale, va, lei che va. Invece me la trovo che mi sta spiando facendo le foto e video mentre faccio gli appuntamenti. Sei di naturale. Vattene, queste cose non le dovevo sapere. Ci vediamo al prossimo video.